lo facciamo io. Grazie. Non trova sconveniente, sindaco, che siamo costretti tutti e due, no? Lei da politico, io da giornalista, a parlare di questioni che dovrebbero stare fuori da questa campagna. In fondo dovremmo parlare del buon governo della città, no? Di misurarvi su questo. Giusto, e invece siamo qui a parlare di questo. Difatti, la colpa di chi è? Di Berlusconi che invade il suo campo, come dire, è troppo ingombrante il presidente, anche per una come lei che... No, io credo che sia... C'è un po' l'imbarazza, la domanda più diretta dirle, è questa. Allora, lei mi ha fatto una domanda molto interessante, perché io credo che sia molto importante anche che da parte vostra, come informazione, diate la possibilità a chi si presenta di raccontare i propri programmi. E quindi credo che per parte vostra sia importante darci questa opportunità. Io ho presentato un programma che è concreto, diciamo addirittura quanti punti luce vogliamo mettere nella città, quante aiole fiorite, è un programma credibile che si basa sulle cose che abbiamo già fatto, è un programma che non prevede tasse come non abbiamo messo, non prevede innalzamento di tariffe, è un programma che prevede sicurezza per la serenità delle fasce più deboli, accoglienza, perché Milano è una città accogliente, quindi anche a me piacerebbe misurarmi sul programma. Però siccome siamo tutte e due vittime di questo meccanismo, io sono costretto a chiedere di Lassini e di quello che ha scritto sui manifesti a Milano, quindi vede che non ne usciamo da qui. Voi ne potreste uscire, voi ne potreste ma io poi come stimolando... faccio a tornare a casa con, non è vero, senza voi... aver fatto la domanda al sindaco se le ha dato fastidio Lassini? Ma risponderò anche a questo. Comunque, quando voi fate dei programmi dove andate sulle cose concrete, io mi ricordo per esempio il programma che avete fatto sui pastori sardi. Quello era un programma che toccava un argomento importante, un argomento molto sentito dalla popolazione sarda, un argomento rispetto al quale c'è tutto il tema dell'economia, che è un tema importante sul quale stare. E qui mi riaggancio a Milano, perché Milano è la città che contribuisce alla crescita dell'Italia. Se funziona l'economia milanese, funziona l'economia italiana, quindi indirettamente aiutiamo tutti, compresi i pastori sardi. Quindi anche qui parliamo di sviluppo, parliamo di misure rispetto all'economia, e su questo devo dire il governo è riuscito a tenere l'Italia fuori dai problemi che hanno tanti altri paesi, che hanno paesi come l'Irlanda, come la Grecia, ma la stessa Inghilterra, a Londra ci sono stati milioni di licenziamenti, a New York uguale, quindi noi abbiamo un governo che ci ha tenuto fuori da questa pur difficilissima crisi economica, difficilissima, quindi sono stati anni difficilissimi per tutti e sicuramente la crisi ha toccato anche noi, però ci sono state misure che hanno aiutato a stare al di fuori dei fallimenti degli stati che invece ci sono stati. Si è dimenticata di Lassini però nel frattempo. No, no, non mi sono dimenticata. No, le ha dato fastidio quella vicenda. Ma io sono stata molto chiara su questa vicenda, ho detto che c'è un'incompatibilità, la riconfermo. D'altra questo parte mi sembra, come dice, ieri non c'era. Non c'era. Quindi credo che questa sia la risposta che giustamente volevate. Invece sul